Maurizio Acerbo, tra le questioni aperte oggi, quello di una moratoria sulle cave che vorrebbe essere fatta crollare proprio nel cratere sismico nel comune dell'Aquila. Sì, è una proposta del PDL che noi non condividiamo. Come noto, è stata Rifondazione a proporre una moratoria all'apertura di nuove cave perché l'Abruzzo da 30 anni dovrebbe avere per legge il piano cave, non ce l'ha, è una delle ultime 3-4 regioni in Italia e siamo diventati il paradiso del buco selvaggio. Abbiamo più cave della Lombardia e del Veneto. Dopodiché, che si dica che quelli che amano l'Aquila devono votare una norma per cui la moratoria non vale all'Aquila mi sembra folle. Casomai chi ama l'Aquila dovrebbe dire all'Aquila ci vuole la moratoria, anche perché mi risulta che ci siano tonnellate e tonnellate di inerti che in tutta Europa si recuperano come materiali per l'edilizia. Quindi il cuore del PD deve essere molto grande perché loro, appunto, non solo amano l'Aquila, vorrebbero amare anche un territorio più ampio. C'è odore di inciucio qui in consiglio regionale. È stato detto il PD vota il piano casa e poi il PDL voterebbe questa eliminazione della moratoria, addirittura estendendola. Può darsi che ci sia questo scambio perché è notorio che il PD vuole sbloccare un progetto di Toto Abbuszi, io non è che le mando a dire. E non so se ci sarà questo scambio, d'altronde stanno governando insieme l'Italia da un anno, mi hanno già rubato alcuni anni di pensione, l'articolo 18 è fatto pagare un sacco di tasse e soldi noti, quindi non mi stupirei, noi condurremo una battaglia, ripeto, è uno scandalo bipartisan, simile a quello della sanità, anche quello bipartisan, e in ambedue i casi noi siamo andati controcorrente, di illegalità del ceto politico e di affari, di intreccio affari politica che ha consentito per 30 anni che in Abruzzo si autorizzassero cave in essenza del piano che è previsto da una legge del 1983. Noi ci opporremo a tutti i tentativi derogatori, non si capisce perché non facciano il piano cave.